benvenuti. Oggi vedremo la prima di tre puntate sulla storia di Parigi. Non so quanto sia ancora vivo oggi del mito di Parigi che per tanti secoli ne ha fatto la città più importante dell'immaginario collettivo nel mondo. C'era la Parigi dei filosofi, poi la Parigi dei pittori, degli impressionisti, la Parigi dei poeti maledetti, degli scrittori. Ecco, fin verso la metà del Novecento Parigi è stata forse più importante come luogo immaginato che non come luogo reale, anche perché la gente all'epoca viaggiava poco. Viene in mente Hitler, che da giovane voleva fare il pittore e quindi aveva il mito di Parigi, sognava di poterci andare. È riuscito ad andarci una sola volta nella vita, nel 1940, dopo che i suoi eserciti l'avevano conquistata. E a quel punto si è fatto organizzare un viaggio lampo. È stato a Parigi 3 ore, dalle 6 alle 9 del mattino. L'ha girata tutta, ma il primo posto in cui si è fatto portare è l'Opéra, che è probabilmente l'edificio più di cattivo gusto che ci sia a Parigi, e Hitler la conosceva a menadito, si era studiato la mappa prima. E l'architetto di Hitler, Speer, che era con lui, ci dice che alla fine del giro Hitler ha detto ai suoi: è stato il sogno di tutta la mia vita poter andare a Parigi. Non potete immaginare come sono felice di averlo realizzato. Però appunto per realizzarlo aveva dovuto conquistarla. Per le generazioni seguenti è diventato un po' più facile andare a Parigi, ma il mito rimaneva. Se penso alla mia famiglia, i miei genitori ci sono andati per la prima volta in viaggio di nozze, nel 1958. Io ci sono andato già l'estate dopo l'esame di maturità e poi tante altre volte ho perfin pensato di andarci a vivere. Ma la mia generazione è l'ultima che ha vissuto questo mito, appunto, ormai un po' ridicolo. Mio figlio, che vive a Parigi, vorrebbe vivere a Londra. Parigi, dice, è una noiosa città per bianchi ricchi. Ecco, oggi che il mito di Parigi probabilmente non esiste più, questo documentario ci ricorda le origini antichissime della città, quando Parigi era tutta racchiusa in quell'isoletta, che infatti si chiama oggi l'Île de la Cité, l'isola della città, sulla Senna, al tempo dei Galli e dei Romani. Un documentario fatto bene con molta grafica al computer che mette in rapporto la città antica con i luoghi della città di oggi. Una grafica in cui si vede l'impronta francese proprio, che in Francia hanno una grande tradizione di fumetti anche storici che raffigurano episodi del passato, quindi hanno tanti disegnatori bravi capaci di fare queste cose. Poi ogni tanto c'è qualche svista. A un certo punto ci raccontano delle monete che i capi dei Galli Parisi coniavano a Parigi già prima dell'arrivo dei Romani. E la prima moneta che ci fanno vedere, effettivamente c'è scritto sopra Parisi e dall'altra parte una croce. Ecco, se uno si chiedesse fra voi come mai i Galli Parisi già prima di Cristo mettevano la croce sulle loro monete, sappia che il dubbio è legittimo. La moneta è di 1000 anni dopo. È una moneta di Carlo il Calvo, imperatore carolingio del IX secolo. E vabbè, una svista può capitare. Buona visione. Città di ombre e di luci. Parigi sorprende sempre, qualsiasi visitatore. Basta uno sguardo. Viaggiare nella storia della capitale significa cercare le tracce del suo passato millenario. Cogliere l'essenza di Parigi, un invito a ritrovare la matrice di questa città attraverso le epoche, perché Parigi ha saputo resistere alle prove del tempo. Dall'oppidum gallico e dalla civitas gallo-romana a centro religioso e intellettuale del Medioevo, Parigi ha raggiunto il rango delle grandi capitali indiscusse dell'Occidente. Si è dotata delle caratteristiche di una metropoli potente e monumentale. Dai fasti dell'assolutismo monarchico e della grandiosità dell'impero a capitale delle rivoluzioni moderne, Parigi ha saputo illuminare il mondo intero ed è all'avanguardia dei grandi mutamenti. Oggi la capitale moderna è alla ricerca di nuove sfide.
Nel 508 Clodoveo fece di Parigi la sede del suo regno. Ma come avrebbe potuto questo modesto borgo essere la capitale dei Franchi? Per comprenderlo bisogna risalire alle origini di Parigi. Nel periodo neolitico, al centro di una pianura paludosa scorre la Senna, un fiume disseminato di isolette. Alcune tribù di cacciatori-raccoglitori giunte dall'Europa centrale si insediano sulle sue sponde. Le rivalità per garantirsi i mezzi di sussistenza sono spesso feroci. Sin dall'epoca preistorica, la presenza di un fiume è determinante nella scelta di un sito favorevole per lo sviluppo di una comunità umana. E le sponde e le isole della Senna costituiscono un rifugio naturale ideale per garantire la propria sicurezza. Negli anni 90, degli scavi archeologici portano alla luce i resti di alcune costruzioni in legno. Situate sul bordo di un canale sulle rive di Bercy, i resti degli insediamenti hanno lasciato un'impronta sul terreno. Il primo villaggio di Parigi, forse. Ma la scoperta più incredibile è quella di antichissime piroghe intagliate nella quercia migliaia di anni fa. Costruite per la pesca e il trasporto delle merci, queste imbarcazioni rivelano una società organizzata e ingegnosa. La Senna, con i suoi umori mutevoli, le sue ricchezze e le sue piene sempre imprevedibili, è la nutrice della città. Sul fiume, l'andirivieni continuo delle barche garantisce l'approvvigionamento del villaggio e anche la sua sicurezza. La Senna, dove tutto comincia. I ricercatori oggi si interrogano su quando far risalire le tracce di queste popolazioni celtiche, nel senso generico del termine, e qui le opinioni divergono. Alcuni autori le collocano a partire dal terzo millennio prima della nostra era, altri dal sesto millennio prima dei tempi attuali. Ma la questione non è risolta. Quello che è certo è che sono qui da molto tempo, quando Cesare invia le sue legioni a Lutezia, non da qualche decennio e neanche da qualche secolo, ma da almeno un millennio. Al crocevia di diverse regioni della Gallia comata, chiamata così sia per le interminabili foreste che per gli abitanti dai lunghi capelli, Lutezia occupa una posizione privilegiata. Protetta dai due rami della Senna, l'Île de la Cité è forse per questo la culla di Parigi.
L'île de la Cité, che ha acquisito grande importanza in epoca medievale, è spesso considerata la candidata ideale per localizzare Lutezia. Perché? Perché Cesare cita in effetti una città situata su un'isola della Senna, che è sempre apparsa come la più importante. Ma in realtà la configurazione del fiume nell'antichità, in epoca gallica e in epoca romana, non era la stessa di oggi. Era un corso molto più capriccioso, con bracci secondari che includevano lembi di terra più o meno importanti. Ce n'erano altri anche dove ora sorge Parigi, in particolare sulla sponda destra della Senna, nel quartiere Rivoli-Saint-Martin, per esempio, dove sono state trovate tracce di un insediamento gallico antico. I resti archeologici ritrovati sul sito dell'Île de la Cité, la cui datazione è ancora ambigua, non sono sufficienti per comprovare l'esistenza di una capitale. Nessuna traccia archeologica o storica rilevante ha attestato una presenza urbana sull'Île de la Cité. L'assenza di reperti suscita curiosità. E se la Lutezia gallica non fosse mai esistita? La Lutezia gallica non è un mito, dato che è chiaramente citata da Cesare nel 53 e poi nel 52 a.C. Il problema oggi è individuare questa capitale al di sotto di una città immensa, che ha conosciuto una lunga storia, che ha acquisito importanza nel corso dei secoli e che quindi costituisce una sorta di palinsesto, cioè un insieme di strati nei quali si sovrappongono porzioni di terreno, con costruzioni di epoca romana, medievale, moderna, contemporanea, sotto i quali è molto difficile ritrovare tracce e indizi di questa Lutezia gallica, che seppur esistono sono molto tenui e confusi. È Giulio Cesare che per la prima volta attesta l'esistenza della Lutezia dei Parisi, questo popolo di mercanti insediato in un acquartierato fortificato vicino alla Senna. Tra i monti e le pianure, la posizione sembra ideale per erigere un punto di osservazione militare, un oppidum, e così controllare la Senna. Durante le campagne di Cesare, il fiume resta una via di comunicazione di importanza strategica. All'arrivo delle truppe romane, la città dei Parisi è un mercato regionale con un tempio importante. In questo luogo sacro, i capi gallici organizzano feste e sacrificano animali ai loro dei. Questa roccaforte è abitata da commercianti temibili che coniano una loro moneta, lo statere. Tre di questi stateri dei Parisi sono stati ritrovati in scavi casuali durante i lavori di viabilità del Boulevard Raspail negli anni 1910-1912. È la chiara espressione della ricchezza e della potenza della popolazione dei Parisi di quell'epoca. E dimostra l'importanza di quella tribù nel primo secolo al momento della conquista di Cesare e allo stesso tempo che rappresenta anche la potenza economica di quella popolazione. La Lutezia dei Parisi è già la capitale? L'insediamento che occupa questo settore del corso della Senna non compare tra quelli più importanti della Gallia che affrontano Cesare negli anni 50. È una città di importanza media, se non ridotta, ma che è comunque in grado di fornire un contingente, al momento della rivolta di Vercingetorige, di 8.000 uomini. Il che non è poco, e si può considerare che la popolazione dei Parisi contasse già diverse decine di migliaia di abitanti. È molto difficile stimarne il numero preciso, ma è un territorio vasto, abitato in diversi punti, non solo dove è Parigi, ma anche a Nanterre, a Bobigny, a Roissy, a Chessy. Quindi ci sono molti agglomerati che occupano questo territorio, che pur non essendo molto estesi, sembrano essere densamente popolati. Il sito di Lutezia è citato in occasione della battaglia di Lutezia, al momento della distruzione della città, che viene incendiata e che lascia il posto a una piccola capitale romana. Partito alla conquista della Gallia, Giulio Cesare è fortemente contrastato da Vercingetorige. Il generale romano incarica Tito Labieno di conquistare Lutezia.
Dinanzi a lui, il vecchio capo camulogeno organizza l'agguerrita resistenza dei Parisi. Attaccati alle spalle, i Lutetiani distruggono la loro città col fuoco. Nell'ottobre del 52 a.C., ad Alesia, Vercingetorige depone le armi davanti a Cesare. La Gallia si sottomette all'autorità romana. Che ne è di Lutezia? Tutto consiste nel sapere se Labieno, dopo aver battuto questa coalizione di popoli guidati dai Parisi, lascia un contingente sul posto, anche modesto, a presidiare i luoghi o se questi luoghi sono privati dei loro occupanti. Si può supporre, alla luce delle scoperte fatte nella zona della Montagne Saint-Geneviève e del Jardin du Luxembourg, che questo settore corrisponda all'ubicazione di uno o più accampamenti di Labieno. Ma si può supporre anche che questo insediamento militare di Labieno sia stato l'embrione dal quale si è sviluppata la città gallo-romana di Lutezia. Se la Gallia è da quel momento sottomessa all'orco romano, non per questo Lutezia è una capitale. Rispetto alle grandi capitali di provincia, come Reims, per esempio, o Lione, Lutezia non è che un capoluogo di città. Non possiamo attribuirle il destino di capitale che assumerà tempo dopo, perché dal punto di vista strategico, geostrategico, Lutezia non si trova nel cuore del territorio, cioè la Gallia. Lione è piazzata meglio, perché dista un giorno a cavallo dalle quattro province galliche. Alla distruzione dell'Oppidum nel 52 a.C. segue un lungo periodo di turbolenze nell'impero romano. Alcuni aristocratici gallici sono addirittura arruolati come cavalieri da Ottavio, il nuovo Cesare. Tornata la pace, bisogna organizzare la Gallia sotto l'autorità di Roma. Nel 5 d.C., questi galli romanizzati rientrano nel loro paese. Un fratello! Che hai fatto in tutto questo tempo? Il mio certificato militare, ausiliario Giulio, corte gallica, terza legione. Ho fatto tutte le guerre, ho tagliato delle teste a Roma, per il trionfo di Cesare. Sei stato a Roma? Com'è? Racconta. Ora vi spiego le arene. Immaginate un uomo con la pelle tutta nera, incatenato, in mezzo all'arena. Ha solo una misera spada per difendersi. Ed ecco che arriva un elefante furioso. È sempre la stessa maledizione. L'elefante gli schiaccia la testa. A cosa serve? A far ridere il popolo. Mi hanno detto che ci sono 50.000 romani nelle arene. 50.000? Ma siamo 300 nell'Oppidum. Loro hanno una via massima, una strada dove si cammina sulle pietre. Anche noi potremmo costruire una via massima, dal nostro fiume al forum. Un forum? Il forum Magnum. Dentro c'è tutto. Da mangiare, animali in vendita, le scuole, il tempio di Marte, da bere. Ci sono taverne per bere. Ecco, il tuo forum è il nostro villaggio, tutto intero, con sopra un tetto di pietra. Giulio, qui siamo nella parte più sperduta del mondo. Non preferiresti vivere a Roma? Sono tornato a Lutezia proprio per fare affari coi romani. Ma cosa vuoi che vendiamo ai romani? La tua birra, ecco. Le ceramiche di tua moglie, questi tessuti. Attraverso il fiume consegneremo a Lugdunum e da lì a Roma. E con i sesterzi costruiremo delle terme. Ah, un'altra bella cosa, le terme. Con l'acqua calda che esce dalla terra. Facciamo dei bacini e potresti lavarti una volta al mese. Ogni capitale regionale nella Gallia, ma anche altrove nell'impero romano, è concepita sullo stesso modello, cioè una piccola riproduzione in miniatura, più o meno importante, della città di Roma e del suo sistema politico. Nel primo secolo Lutezia presenta un nuovo volto. Le case galliche lasciano il posto agli edifici romani. Gli architetti disegnano la città all'altezza del suo status di capoluogo del popolo dei Parisi. Il Cardo Maximus, la via principale di circolazione, attraversa la città da nord a sud. La riva sinistra diventa il polmone di Lutezia. La costruzione di Lutezia si basa sulla definizione di un asse principale che è la Rue Saint-Jacques. Si pensa che questa strada fosse probabilmente una strada gallica che preesisteva.
e a partire da un punto culminante di Montagne Saint-Geneviève, situato all'incirca al civico 172-174 di Rue Saint-Jacques, si traccia un asse che va verso la Senna, l'asse originario, e intorno a quest'asse si disegna una griglia sulla parte centrale della città. Sulla riva sinistra la città si organizza secondo il modello romano. Perpendicolarmente all'asse originario, l'allineamento delle grandi arterie di Lutezia risponde a uno schema ortonormale. L'urbanistica si sviluppa in funzione di una griglia che favorisce gli isolati abitativi, i quartieri antichi di Parigi. Tutti gli edifici monumentali della città si sviluppano intorno all'asse nord-sud, in corrispondenza delle attuali Rue Saint-Jacques, Rue de la Cité e Rue Saint-Martin. Numerosi monumenti si sviluppano anche sulle diverse intersezioni principali, come sempre nel cuore di una città romana, quindi Lutezia ha il suo forum, ha un complesso monumentale dedicato allo spettacolo. Mi riferisco al teatro. E alle arene, che sorgono in base alle usanze romane, lontane dal centro di Lutezia, dato che vi si versa sangue umano. Queste arene animano la vita culturale della città. Circa 18.000 persone giungono da tutte le regioni per assistere agli spettacoli di Lutezia. L'edificio è uno dei più grandi anfiteatri della Gallia. Un imponente muro segna l'ubicazione della scena. La facciata monumentale è ornata di statue di imperatori e di divinità, altrettante testimonianze della creazione della città. Allo stesso tempo circo e teatro. Qui prendono vita gli spettacoli più straordinari per il piacere dei lutezziani. Qui si recitano grandi pièce cantate in latino, numeri di danzatori o di acrobati e soprattutto combattimenti di gladiatori o di belve, trofei riportati dalle conquiste d'Africa o d'Oriente. Offrendo pane e giochi ai popoli sottomessi alla loro autorità, i romani rallegrano i loro sudditi e se ne assicurano la lealtà. In cima alla Montagne Saint-Geneviève, un monumento in particolare simboleggia il potere e la grandezza di questa città, il Foro. Il Foro è il centro amministrativo e politico della città. È un luogo dove si svolgono le transazioni commerciali, ma è anche un modo molto ostentato di manifestare il potere romano, di manifestare l'ingresso della Gallia nel nuovo ordine politico, religioso. Gli dei sono ormai romani, l'amministrazione è ormai sotto la tutela di Roma e delle sue province. E quindi è il luogo dove si manifesta in modo spettacolare, monumentale, questo cambiamento radicale. Insieme al Tempio di Augusto, da cui viene gestita la città, il Foro è il cuore religioso e politico di Lutezia. Qui i cittadini si incontrano per celebrare cerimonie, parlare dei loro affari e di quelli della città. Contro il muro esterno dell'edificio sono addossate le gallerie commerciali con i colonnati. Nelle botteghe e nelle taverne i lutezziani fanno i loro acquisti quotidiani, bevono vino o cervogia o passeggiano semplicemente. Cittadini romani e galli si mescolano. I lutezziani cominciano a essere affascinati da Roma, dalla sua grandezza e dal suo impero, che non cesserà di alimentare la storia della città. I romani non cercano di imporre il loro pantheon, ma in qualche modo lo suggeriscono e sono abbastanza aperti alle divinità presentate loro dai galli, quindi avviene una specie di scambio permanente che conduce a una sorta di mescolanza di dei di origini diverse. Questo sincretismo religioso si esprime in opere come il Dio Mercurio dai tre volti o la Stele di Mercurio, raffigurazioni che hanno caratteristiche galliche e romane. Tra i rari resti di Lutezia nascosti sotto i pavé parigini, blocchi di pietra incarnano questa fusione religiosa e culturale, il pilastro dei Nauti.
Per quanto riguarda il pilastro, vedete elementi disparati davanti a voi, frammentari, perché non possediamo la chiave della ricostruzione del monumento nel suo insieme. Però possiamo immaginare che si tratti di un monumento verticale, molto alto, e che per noi è assolutamente eccezionale sotto diversi punti di vista, dato che i battellieri del fiume scrivono la dedica durante il regno di Tiberio. Questa indicazione permette una datazione precisa. La colonna è stata realizzata nel primo secolo della nostra era. Le raffigurazioni sono di tipo religioso, con divinità del Pantheon romano, ma anche gallico. L'iscrizione dedicata all'imperatore Tiberio è una sorta di stele di Rosetta, perciò questa dedica costituisce l'atto di nascita della Lutezia gallo-romana. C'è voluta questa coesistenza tra le due culture. Ed è per questo che il monumento è anche per noi un segno, perché è una prova di quello che chiamiamo sincretismo, cioè il modo di assorbire una cultura da parte di un'altra. Anche in questo c'è il talento della cultura romana di aver saputo accettare le culture preesistenti per far accettare la propria cultura. Tutta Lutezia è riassunta qui. La Lutezia dei primi secoli della nostra era è una città prospera, dove le nuove tradizioni si mescolano alle usanze galliche. Il territorio dei Parisi è un crocevia commerciale fondamentale. La popolazione vive grazie al fiume e alle sue ricchezze. I mercanti dell'acqua che controllano le attività fluviali formano una delle prime élite municipali. Il ruolo dei nauti è determinante. È una delle confraternite più potenti dell'epoca e questa attività procura loro ricchezza, ma anche potere politico. Si pensa oggi che si tratti di un'elite locale che approfitta di questa romanizzazione per accrescere il proprio potere. La civiltà gallo-romana vede la luce. E la città ne è l'elemento fondamentale. La romanizzazione passa dall'urbanizzazione ed è attraverso la città che i romani controlleranno l'impero, controlleranno le province. E quindi il potere imperiale fornisce alle città, agli abitanti, alle élite locali, i piaceri della vita alla romana, cioè spettacoli, il decoro delle abitazioni, le comodità di una vita ben organizzata, ma è anche un modo per i romani di assicurarsi che le élite siano ormai pacificate e aderiscano ai valori dell'impero. I romani propongono uno stile di vita che gli abitanti di Lutezia adottano volentieri. La consuetudine dei bagni figura tra le attività. Diversi stabilimenti sono a loro disposizione, come le terme del nord. L'attività termale nella vita quotidiana romana ha un ruolo molto importante che assorbe del tempo, che va ben al di là della mera questione igienica. Evidentemente è un momento di cura del proprio corpo, di incontri, di piaceri, ma anche di appuntamenti professionali, probabilmente. È un momento, una parentesi normale nella vita quotidiana. È per questo che i monumenti sono insieme maestosi e importanti. Viene investito molto denaro, denaro privato e pubblico, per mettere in mostra la maestosità di Roma e la maestosità del modello, e anche per permettere alle persone di ritrovarsi in queste grandi sale. Le terme del nord, dette di Cluny, sono state edificate tra la fine del primo e l'inizio del secondo secolo. Situate all'angolo dei boulevard Saint-Germain e Saint-Michel, queste terme costituiscono uno dei maggiori complessi balneari della Gallia. Questo stabilimento ha sia spazi coperti che a cielo aperto. I clienti effettuano il loro percorso da nord a sud. Attraverso un porticato accedono alla palestra, luogo esterno dove praticano attività fisiche. In seguito entrano nelle sale fredde, tiepide e calde. Il Frigidarium, la sala fredda, simboleggia la potenza dei battellieri di Lutezia. Appena si entra nel Frigidarium delle Terme del Nord di Lutezia, istintivamente si alza la testa, perché la prima cosa che colpisce è l'altezza, 15 metri alla chiave di volta. Poi dopo si ha la sensazione di un ambiente grandioso, ma anche intimo,
Un'intimità che forse è anche legata a questo colore dolcemente rosato che ha la sala. Il rosato dello stucco, il rosato anche del mattone che compone questa architettura, che è l'opus mixtum, caratteristico dell'edilizia romana, che alterna l'effetto di strati di mattoni a strati di pietra calcarea. Una fattura mista, da cui il nome. Nella sala del Frigidarium, tracce di pigmenti ricordano le ore gloriose dell'epoca antica, un periodo in cui il monumento era dipinto e ornato. La raffigurazione di queste prue di navi cariche di armi simboleggia la potenza dei battellieri di Lutezia. Alcuni storici le interpretano invece come il potere dell'impero di Roma sull'oceano. Questa imbarcazione che naviga sui flutti è ancora l'emblema di Parigi. Il suo motto, Fluctuat nec mergitur, naviga ma non affonda. Ricorda che sono le acque che fanno la città, secondo Plinio. Non si parla di terme senza una rete idrica, dato che l'acqua è fondamentale per il loro funzionamento, insieme al riscaldamento, da cui prendono il nome. Questi sistemi di reti idriche sono ben individuabili, soprattutto nel sottosuolo delle terme du Nord di Cluny. Abbiamo due reti fognarie davvero molto riconoscibili. Questo sistema antico di fognature dà l'idea di una città che aveva una rete idrica imponente. Non si trattava solo di portare l'acqua alle terme, c'erano anche le fontane pubbliche e l'approvvigionamento dell'acqua. Nella sala del Frigidarium si intravedono ancora i canaletti e nel sottosuolo c'è un sistema fognario davvero spettacolare. Dalla valle del Rangis fino a sud della città, un acquedotto si estende per più di 20 chilometri. Grazie a quest'opera monumentale, Lutezia è rifornita d'acqua. Questa risorsa naturale si impone come motore della vita quotidiana, commerciale e politica della città. Nelle riserve archeologiche di Parigi, resti di questo acquedotto attestano il lavoro degli ingegneri romani. Grazie alle terme, alle fontane pubbliche e ai numerosi pozzi, da questo momento l'acqua sgorga ovunque in città, esattamente come nelle città latine. In fin dei conti è ciò che viene definito il Roman Way of Life, che suona meglio di vita alla romana. Ma è così che bisognerebbe dire. Si vede anche nei gesti che vengono fissati, per esempio nei dipinti. Ci si pettina la romana e questo modo di farsi belli o belle, come le romane, è proprio una delle manifestazioni in sintonia con ciò che dicevamo a proposito dell'architettura su questo modo di segnare un intero modello territoriale. E nel secondo secolo le popolazioni galliche che vivevano a Lutezia, di gallico avevano solo il nome, erano cittadini dell'impero. Durante la Pax Romana, Lutezia subisce una rapida metamorfosi. In due secoli si trasforma in una città maestosa, degna dell'impero, ma ancora non ha raggiunto lo status di capitale della Gallia. Oggi i rari monumenti antichi sono inglobati nel tessuto urbano di Parigi. Grazie agli scavi archeologici vengono alla luce reperti importanti. Le arene sono riscoperte da Théodore Vaquet nel 1869 durante alcuni scavi in Rue Monge. I grandi monumenti pubblici sono costruiti in pietra, per le abitazioni private più modeste si utilizzano ancora la terra e il legno, ma i monumenti pubblici vengono costruiti in pietra, una traccia molto importante della romanizzazione, perché non è utilizzata in epoca gallica, nell'epoca precedente alla conquista romana, ma ha diverse provenienze. Quelle più usate sono pietre calcaree, i moellons, di origine locale, ma in senso ampio, perché si poteva andarle a prendere a diverse decine di chilometri di distanza. Fin dai tempi della Lutezia gallo-romana, il calcare è stato estratto in cave a cielo aperto lungo la Senna, la Marna o la Bièvre. Nel 2011, nel quartiere di Saint-Marcel,
Alcuni scavi portano alla luce un sito di estrazione di pietra di Parigi. Allora, qui siamo nel 13° arrondissement, più precisamente dietro la manifattura dei Gobelins, e questo luogo un tempo corrispondeva a un antico meandro concavo della Bièvre. La Bièvre era un piccolo fiume che si gettava nella Senna, dalle parti della Gare d'Austerlitz, e che ha avuto un ruolo importante nella storia di Parigi. Qui c'era una riva scoscesa che permetteva l'estrazione a cielo aperto di calcare, che ha permesso di costruire in parte Lutezia e poi la città medievale. Le pietre che sono state tagliate in questa cava permettevano di fare solo dei piccoli moellons, cioè dei piccoli blocchi con i quali era possibile costruire o case singole o facciate di certi monumenti come il foro, però non grandi strutture. Per l'ornamento monumentale, che spesso ricopre la struttura in muratura, si ricorre all'uso di pietre molto più esotiche, marmi provenienti da ogni provincia dell'Impero Romano, pietre calcaree del sud, del Midi, per esempio della provincia di Narbonne. Viene utilizzata una vasta gamma di materiali locali, da una parte, e importati esotici dall'altra per gli ornamenti monumentali. Oggi non resta niente o quasi di questo ornamento monumentale della riva sinistra. A partire dalla metà del III secolo, il modello della città romana declina. Gli ornamenti architettonici di Lutezia perdono le loro funzioni. Fin dalla fine dell'antichità, i principali monumenti di Lutezia hanno dovuto subire, come è stato per tutte le città romane, l'oltraggio di vandalismo. Si prende ciò che si può da queste belle strutture di pietra per riutilizzarlo altrove, ed è così che i monumenti che hanno perso la loro funzione nella vita della società vengono pian piano destinati ad altri complessi monumentali e in maniera casuale. Le pietre che mi circondano sono una delle testimonianze degli ornamenti monumentali esistenti a Lutezia, di cui oggi praticamente non si trova alcuna traccia all'interno del perimetro della città di Parigi. Questi blocchi sono stati rinvenuti dopo essere stati riutilizzati. È questa la grande difficoltà quando si studia un ornamento monumentale della Lutezia dell'Alto Impero. Non si riesce a trovare perché è stato riutilizzato. Questi pezzi di architettura scolpiti sono attribuiti al foro di Lutezia. Provengono da uno dei portici dell'edificio. Sono i rari reperti di questo monumento emblematico della vita parigina antica giunti fino a noi. Per meglio capire la quotidianità di Lutezia, gli archeologi ricorrono agli scavi di isolati di abitazioni, le insule. Nel 2006, nel sottosuolo di Rue Saint-Jacques, i ricercatori hanno scoperto i resti di una strada e di una casa gallo-romana. L'abitazione ha, tra le altre cose, rivelato oggetti comuni. Queste ceramiche e questi oggetti sono il risultato di vari scavi parigini ed è un'epoca che riemerge. Alcuni degli utensili sono di fabbricazione comune, altri sono più raffinati. Giungono a Lutezia dai quattro angoli dell'impero o dalle botteghe cittadine. È un insieme di ceramiche realizzate a Lutezia nel II o III secolo. Questi oggetti ci possono insegnare come si nutrivano, come si alimentavano gli abitanti di Lutezia nel II e nel III secolo. Ma si tratta della parte più modesta della popolazione, visto che siamo di fronte a una vasta gamma di utensili da cucina e di oggetti di una famiglia normale, tra virgolette. Al contrario, abbiamo anche alcuni scritti di un certo Apicio, un cuoco rinomato dell'epoca di Augusto, che ci illustra anche ricette di lusso a base di prodotti costosi.
Un alimento raffinato di cui si può parlare è l'ostrica. Se ne trovavano in molti luoghi della Lutezia romana e queste ostriche, che venivano importate dalla Normandia o dalla Bretagna, erano di sicuro un prodotto costoso. I battellieri della Senna hanno il compito di trasportare tutto il necessario e anche il superfluo fino alle rive di Lutezia. Il commercio fluviale è la principale fonte di ricchezza economica della città. Lutezia beneficia anche di una rete molto fitta di vie romane che attraversano tutto l'impero. Queste strade antiche sono segnate da pietre miliari, i nostri cartelli stradali. Questa è stata trovata durante uno scavo in Avenue des Gobelins. Vediamo nella parte superiore di questo elemento di forma leggermente cilindrica un'iscrizione. L'iscrizione di per sé ci dà diverse informazioni. Le prime due righe ci indicano l'esistenza di un imperatore sotto il quale l'iscrizione è stata incisa. E cosa non meno importante, l'ultima riga conservata dell'iscrizione riporta Civ Par. Civitas Parisiorum, la città dei parigini. Quindi ci troviamo davanti per la prima volta al fatto che il nome Lutezia diventi città dei parigini e poi Parigi intorno al 309-310 della nostra era. Non è necessariamente una scelta politica, in effetti è l'uso che spiega tutto. Visto che le intenzioni romane, spesso complesse, spariscono pian piano, si preferisce chiamare la città la capitale del popolo. Quindi la capitale dei Senoni diventa Sens, la capitale dei Santoni diventa Saint, la capitale dei Parisi, o meglio l'Oppidum Parisiorum, finisce col diventare Parisi, quindi Parigi. È la cosa più semplice ed è forse una trasformazione progressiva nell'uso linguistico che spiega il cambio di nome. A metà del III secolo comincia una nuova era per la Lutezia antica. Così come tutto il nord della Gallia, anche la città conosce un profondo riassetto urbano dovuto al contesto politico ed economico. La riva sinistra è parzialmente abbandonata. Le pietre del foro e delle arene vengono usate per fortificare l'Île de la Cité. La vita parigina si organizza ormai intorno a una basilica civile. All'epoca è un edificio rettangolare usato per le attività giuridiche. L'antenato di una basilica, sempre situato sull'Île de la Cité. Sotto il sagrato di Notre-Dame, scavi archeologici portano alla luce resti del periodo del Basso Impero. Questi lavori, iniziati nel 1965 dall'archeologo Michel Fleury, li proseguono oggi Sylvie Robin e Rose-Marie Mousseau. Nella cripta archeologica è conservato il bastione di epoca tarda della città di Lutezia. Quando si dice tarda, si parla del bastione del IV secolo che circondava Lutezia, anzi tutta l'isola della Lutezia dell'epoca. C'è una citazione dell'imperatore Giuliano che ci dà subito il quadro in cui dobbiamo inserire questa Lutezia. Nel 375, quando arriva in occasione di una delle sue campagne militari, penetra nella sua graziosa Lutezia, la definisce così, circondata da un bastione. Questo significa che a quei tempi, intorno al 350, la città era completamente chiusa da mura. All'interno di queste mura assistiamo al rifacimento delle strade, alla costruzione di diversi stabilimenti termali e alla costruzione di un palazzo e di una basilica. Nella tarda antichità, queste piccole terme sono situate vicino alle mura di cinta dell'Île de la Cité. I bagni sono in grado di accogliere 7 persone. Ma il loro funzionamento si inserisce nello schema tradizionale delle terme più importanti, con sale calde, tiepide e fredde. Il sistema di approvvigionamento idrico resta ignoto, ma l'acqua proviene forse da un pozzo o dalla vicina Senna. Davanti alla riva destra si innalza un insieme architettonico composto da un edificio di tipo militare e dalla basilica.
Questo edificio viene usato dall'imperatore Giuliano e dal suo stato maggiore. Quando Giuliano trascorre diversi inverni consecutivi a Lutezia, non intende farne un luogo privato. Si tratta solo di ospitare le sue truppe in inverno, perché le legioni romane combattono durante la bella stagione e durante l'inverno i soldati si ritirano e si riposano. Attirato da Lutezia sia per le ricchezze del fiume che per le vigne sulle alture di Montmartre, Giuliano soggiorna diverse volte nel palazzo durante le sue campagne militari contro i Franchi. Nel marzo del 360 è a Lutezia che Giuliano viene proclamato imperatore dai suoi soldati. Lutezia, in quel momento, recupera l'importanza strategica che aveva perso ed è forse per questo che i re Franchi, nel V secolo, designano Parigi capitale. Vicino al Reno, violente incursioni barbariche minacciano l'impero romano. A qualche giorno di cammino dalle contrade germaniche, Parigi sorge al confine tra le due civiltà e Attila e gli Unni stanno per attaccare la città. Quando Attila arriva in Occidente nel 451, saccheggia Metz e la notizia delle violenze commesse dagli Unni giunge fino a Parigi, a Orléans e altrove, la tentazione dei parigini è quella di lasciare la città per rifugiarsi nelle foreste o nelle campagne, ma Geneviève ha l'idea di organizzare la resistenza per impedire ad Attila di impadronirsi della città. Geneviève è una donna fragile, avvolta da un afflato mistico di santità e dotata di grandi capacità diplomatiche. È una specie di religiosa. La sua famiglia è molto ricca ed è probabile che sia a capo della curia di Parigi, cioè del comune di Parigi, una sorta di sindaco ante litteram. Così Geneviève, in circostanze che non conosciamo, organizza preventivamente la difesa. Gli Unni nella regione parigina sono pronti ad abbattersi sulla città. Gli uomini sono decisi ad abbandonarla. Solo Geneviève oppone loro una resistenza feroce. L'unica soluzione è la fuga. Perché parlate di fuggire? Di rifugiarvi in altre città? Lutezia, grazie alla protezione di Cristo, sfuggirà al massacro. Cosa vuoi fare? Condannarci a morte? Va al diavolo col tuo Dio! Non c'è verità in te, non sei tra gli eletti. Dio mi ha parlato con amore. Se scappate da Lutezia, sarete alla mercé dei barbari. Insieme con la misericordia del cielo potremo lottare. Profetessa di sventura! Gli uomini sono vigliacchi. Voi, donne di Lutezia, avete molto più coraggio. Non abbandonate Lutezia dove siete state concepite. Dove i vostri antenati sono morti, dove i vostri figli sono nati. Che gli uomini fuggano se vogliono. Se non hanno la forza di battersi, noi donne pregheremo Dio così tanto che ascolterà le nostre suppliche. Attila aggira la città per recarsi a Orléans. I parigini sono convinti di essere stati risparmiati grazie alle preghiere di Geneviève e la ricoprono di lodi. Geneviève ha un ruolo eccezionale, molto importante. Lei ha una devozione molto particolare per Denis. Nel testo La vie de Saint-Geneviève, che viene pubblicato poco dopo la sua morte, si racconta che andasse a piedi da Parigi fino a Saint-Denis attraverso il colle della Chapelle, l'attuale porta della Chapelle. Perciò la sua devozione è molto forte. E se moltissimi aristocratici franchi, essenzialmente donne, sono stati sepolti a Saint-Denis, probabilmente lo si deve alla forte devozione di Santa Geneviève. Diventata santa patrona della città, Geneviève incarna il destino di Parigi, città miracolata, risparmiata dai flagelli del tempo e degli uomini, in nome di Dio. Segue così i passi di Denis, questo vescovo missionario, che per primo ha tentato di convertire i parigini al cristianesimo. La tradizione vuole che sia Saint-Denis il primo vescovo di Parigi, martirizzato a Montmartre a metà del III secolo. In realtà oggi si ritiene che sia stato un vescovo missionario, quindi itinerante,
che ha subito il martirio tentando di evangelizzare i parigini. Viene martirizzato sulla collina di Montmartre. Gli tagliano la testa. E la leggenda narra, ma molto dopo, che lui stesso porti la sua testa in mano da Parigi a Saint-Denis per 6 chilometri. Poi viene sepolto in un punto, qui dove ci troviamo oggi, dove è stata costruita la basilica. Il vescovo è sepolto in un piccolo cimitero gallo-romano, presto trasformato in mausoleo. Nel V secolo Geneviève fa iniziare la costruzione di una chiesa. Dedicata alla sua memoria, il luogo di culto prende il nome di Saint-Denis. La chiesa abbaziale, divenuta basilica nell'epoca merovingia, illuminerà la storia politica e spirituale delle dinastie reali che si succederanno a Parigi. La cripta della Basilica di Saint-Denis ospita i resti della chiesa originaria. Siamo qui in questo luogo di memoria di eccezionali dimensioni perché la navata misura 9 metri di altezza e vediamo qui in entrambi i lati grossi blocchi di pietra provenienti da un monumento antico, probabilmente distrutto, che sono serviti da fondamenta per questo primo memoriale. Questo sarcofago si ritiene sia quello di Saint-Denis. A partire dalla seconda metà del V secolo, alcuni nobili e due re merovingi vengono sepolti molto vicino ai resti del vescovo santificato. Da ogni parte l'impero romano cede agli assalti delle invasioni barbariche. Giunti da nord, gli eserciti franchi di re Childerico assediano Parigi per quasi 10 anni. Geneviève organizza la resistenza dei parigini. A rischio della propria vita, intraprende un viaggio alla ricerca di grano per rifornire la città. Quando le grandi navi approdano sulle rive di Parigi, la folla affamata l'accoglie in festa e corre a fare il pane. Geneviève cambia ancora una volta il destino dei parigini e salva la città. Childerico ammira il coraggio di questa donna, che farà addirittura giocare sulle sue ginocchia il piccolo Clodoveo, il futuro re. Dopo la presa finale di Parigi da parte dei Franchi, Geneviève diventa la protettrice anche dei re merovingi. Sotto l'Ancien Régime, i merovingi erano considerati i primi re, perciò sono i merovingi la prima dinastia francese, insomma, francese ante litteram, dato che la Francia ancora non esisteva. E il suo fondatore è proprio Clodoveo, figlio di Childerico. Clodoveo, che in francese era Clovix, difficile da pronunciare, è Lodovicus, cioè Luigi, quindi potremmo quasi dire che Clodoveo è Luigi I. Clodoveo sale sul trono del Regno dei Franchi all'età di 15 anni. È un feroce guerriero che intraprende senza sosta la conquista dei territori, dalla Somme fino alla Loira. Coronato dal successo delle sue campagne, Clodoveo ha bisogno di una capitale dove istituire la sede incontestata del suo regno. Dopo la vittoria nel 507 sui Visigoti a Vouillet, dopo il trionfo nel 508 a Tours, alla maniera di un imperatore antico, Clodoveo decide di aver bisogno di una capitale e sceglie Parigi. La scelta di Parigi come capitale non è una scelta militare o strategica per Clodoveo, come è stato detto, e neanche politica, è una scelta religiosa. Infatti Clodoveo e Clotilde erano in ottimi rapporti con Geneviève, che era diventata la protettrice della dinastia dei Merovingi, ed eleggendo Parigi a capitale legavano la loro dinastia alla tomba di Santa Geneviève. Da qui anche la costruzione della Basilica dei Santi Apostoli sulla sua tomba. Verso l'anno 500, Clodoveo decide di edificare il suo mausoleo vicino alla tomba di Geneviève. In cima alla montagna che porta ancora il nome della santa patrona di Parigi, il re erige una basilica dei Santi Apostoli che diventa la chiesa Sainte-Geneviève, oggi scomparsa. La Tour Clovis è quello che rimane di questa abbazia. Costruita più tardi, la chiesa Saint-Étienne-du-Mont è addossata alla basilica Sainte-Geneviève. Il re Clodoveo muore nel 511 e viene sepolto accanto alle tombe della sua sposa Clotilde e di Geneviève.
ma la sua tomba non è mai stata ritrovata. La scelta di Clodoveo risulta decisiva per il futuro e quando alla sua morte il suo regno viene diviso tra i suoi figli, Parigi diventa una città indivisa, vale a dire che nessuno dei figli può andarci senza avere accanto i fratelli. E durante tutta l'epoca merovingia è una città sacra, quindi ogni regno o sottoregno ha una sua capitale, ma Parigi resta la capitale collettiva dei re merovingi. Mentre i re franchi occupano l'Île de la Cité, la capitale si copre di chiese sulle due rive della Senna. Ma questi luoghi di culto, a partire dal IX secolo, non resistono agli assalti feroci dei Normanni. Ogni 10 anni la città subisce ondate di invasori che risalgono il fiume. Nell'885 la Senna si riempie di una moltitudine di Drakkar, stipati di uomini armati fino ai denti. I Normanni saccheggiano i borghi sulle due rive e si avvicinano all'Île de la Cité. La battaglia in furia. Il vescovo e il conte di Parigi organizzano la difesa della città. I parigini resistono coraggiosamente intorno al Grand Pont, davanti allo Châtelet che preside il fiume. Tutti sperano nel sostegno degli eserciti reali. Ma il re Carlo il Grosso si rifiuta di combattere e paga un riscatto salatissimo per porre fine all'assedio della città. A rischio di scomparsa, vacillante e fragile, Parigi sopravvive e va verso il suo destino. Nel 987 una nuova dinastia, i Capetingi, sale al potere. Parigi capitale aspetta il suo visionario che saprà farla risorgere e la proteggerà davanti alle sfide di una nuova era che inizia.